questa è un'intimidazione ed è anche un'intimidazione ipocrita, schifosa, di verso chi ha denunciato gli unici violenti che ci sono stati in quella giornata, che sono state le forze dell'ordine, che di fronte alla manifestazione pacifica hanno deciso di caricare più volte il corteo e di ferire anche in maniera importante una persona. Quella persona ha denunciato, oggi si trovano le persone intimidite da questa cosa. Dopodiché, ripeto, noi sento anche un po' l'imbarazzo a denunciare queste cose, perché sta succedendo qualcosa di molto più grave dall'altra parte del Mediterraneo, e se queste perquisizioni pensavano di intimidirci non funzioneranno. Io spero che serviranno a continuare a far parlare di quello che sta succedendo in Palestina. Si è parlato di studenti, in realtà siamo stati coinvolti anche noi in questa operazione vergognosa di polizia che c'è stata stamattina. Io e anche l'altra coordinatrice, Sara Caudiero, le nostre case sono state perquisite alle 6:30 di mattina. Ecco, la prima cosa che a me viene da dire e che vogliamo dire è che noi siamo orgogliosi di essere coinvolti in questa inchiesta, come siamo stati orgogliosi di aver partecipato alla manifestazione accanto agli studenti quel 23 febbraio, come siamo orgogliosi di aver scioperato quel giorno come lavoratori e lavoratrici per essere in piazza a dire stop a un genocidio che in quel momento contava, credo, poco meno di 30.000 morti, e oggi che arrivano le perquisizioni siamo ormai vicini ai 40.000 morti. Palestina libera! Palestina libera! Nella manifestazione eravamo tutti quanti a volto scoperto. I video della manifestazione li abbiamo pubblicati noi, abbiamo dato la possibilità a voi di raccontare quello che è successo in quella piazza, cioè che ci sono state delle cariche a freddo su una manifestazione che pacificamente voleva raggiungere il consolato americano. Noi non abbiamo vergogna, qua c'è qualcun altro che si deve vergognare, perché nel futuro, noi temiamo più che qualcuno ci venga da noi a dire perché non abbiamo fatto abbastanza, perché continuiamo a fare ancora troppo poco, perché mentre qui noi stiamo parlando, io vivo anche sinceramente un po' di imbarazzo, perché da una parte mi viene da dire che è vergognoso quello che è successo anche stamattina, con perquisizioni che vengono fatte alle 6:30 di mattina per cercare non si sa che cosa, tra l'altro anche a persone semplicemente informate dei fatti, ma mi sento anche in imbarazzo a dire questo, perché mentre noi denunciamo queste violazioni delle libertà democratiche, in Palestina continuano ad esserci migliaia e migliaia di detenuti amministrativi, cioè di persone che vengono prese dalla strada, anche minorenni, anche sotto i 10 anni, che vengono incarcerati senza nessun tipo di accusa. Quello che sta accadendo per la prima volta con un genocidio in mondo visione prima non era mai accaduto. E quindi noi siamo, come dire, ripeto, orgogliosi, semmai ci vergogniamo di aver fatto troppo poco, di stare ancora facendo troppo poco per fermare il genocidio che è in corso.